Le Iene, scherzo a Demetra Hampton. Un miliardo da uno sconosciuto. Le Iene, scherzo a Demetra Hampton. L'amico di infanzia del marito regala una chiavetta con i soldi. Le Iene hanno organizzato uno scherzo perfetto a Demetra Hampton con la complicità del marito Paolo. Durante la luna di miele è stata organizzata da lui nel castello dove si erano sposati pochi mesi prima. Nel castello c'è soltanto un altro ospite, Alessandro, un amico di infanzia di Paolo. L'uomo è molto facoltoso e spesso prenota il castello per starci da solo e rigenerarsi. I tre si danno appuntamento a cena. Alessandro racconta la sua vita agli sposi, svelando di aver perso la moglie e i suoi due figli, che non si fanno più sentire e sono scomparsi nel nulla. A cena fa capire che è molto interessato al denaro e che ovviamente lo ha essendo un imprenditore molto noto. Il giorno dopo Demetra e Paolo fanno colazione in giardino. L'amico arriva e chiede alla coppia di pranzare insieme. Lampton però non sembra troppo contenta della cosa e pensa che l'imprenditore sia un tipo strano, anche perché questo è un vero viaggio di nozze. A pranzo Demetra e l'uomo rimangono per un attimo da soli e dà all'attrice il suo regalo di matrimonio. Si tratta di una chiavetta con una parte della sua fortuna. Demetra non vuole accettare i soldi e preferisce parlarne con Paolo. La donna non vuole una responsabilità così grande, visto che ha conosciuto Alessandro solo il giorno prima. Demetra insiste e vuole che l'imprenditore lo dica al suo amico. Dallo shock Demetra Hampton scoppia in lacrime. Lei pensa che non sia normale che una persona dia dei soldi in questo modo a una vera sconosciuta. Finalmente torna Paolo, Demetra continua a piangere e a asciugarsi le lacrime. L'imprenditore racconta tutto al marito e se ne va per lasciar riflettere i due sposi. Per Demetra è tutta una follia e poi l'amico d'infanzia di suo marito sta rovinando i piani del loro weekend da sogno. Paolo decide di prendere i soldi e li mette nella giacca dell'Hampton, che si fida ciecamente di lui. Nel frattempo la porta a fare una scampagnata per farla rilassare un po'. Lei spera che intanto Alessandro possa sparire nel nulla. Le Iene, scherzo a Demetra Hampton. L'imprenditore si suicida e lei viene accusata dai carabinieri. Dopo pochissimi chilometri i due sposini vengono fermati dai carabinieri e Demetra Hampton va subito nel panico. Loro hanno preso in prestito la macchina del proprietario del castello, che risulta essere segnalata. Demetra e Paolo devono seguire i carabinieri e Hampton scoppia di nuovo in lacrime. Gli sposi vengono riportati al castello, ma vengono separati. Lei viene raggiunta dall'imprenditore facoltoso, che le dice che i carabinieri stanno cercando la chiavetta. Paolo è già stato perquisito ovunque, e ripetiamo ovunque. Alessandro è contento di aver incontrato Demetra perché le ha fatto capire che non è mai riuscito ad allacciare un vero rapporto con la famiglia ed è proprio per questo motivo che vuole fare il famoso regalo a Hampton e a suo marito. L'imprenditore nella chiavetta ha ben un miliardo di euro e l'attrice è veramente sorpresa, tra lacrime e panico. L'amico di Paolo ringrazia l'attrice, anche perché avendo accettato la chiavetta, lui è riuscito a liberarsi. Non solo però. Il riccone ha ingoiato una pillola avvelenata. Hampton corre per chiedere aiuto, ma non fa in tempo perché la compressa ha un effetto immediato e Alessandro cade a terra dopo pochi secondi. Demetra Hampton è in una valle di lacrime ed è realmente disperata. Un carabiniere trascina il cadavere dell'imprenditore fuori dalla stanza e chiede ai colleghi di bloccare Demetra. Hampton continua a piangere a singhiozzi nonostante i carabinieri la invitano a calmarsi. Il carabiniere che ha trascinato Alessandro torna dall'attrice perché vuole capire che cosa è successo senza dire bugie. Le forze dell'ordine spiegano a Demetra che stanno cercando una chiavetta con fondi illeciti e lei la consegna immediatamente senza nemmeno pensarci un attimo. A questo punto il carabiniere l'accompagna nella stanza del cadavere e lei torna a piangere perché non lo vuole vedere. Hampton vuole il suo avvocato, ma adesso è accusata anche di aver ucciso un uomo.
Demetra è terrorizzata e piange senza sosta. La donna è però convinta di non aver fatto nulla. Rimasta sola con il morto, Alessandro la chiama e le spiega che è tutto uno scherzo delle iene. Nonostante la rivelazione, Demetra è ancora sconvolta e in una valle di lacrime ed è arrabbiatissima. Che cosa ne pensate dello scherzo delle iene a Demetra Hampton? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.